lascio giudicare ai milanesi che viene a Milano per lavoro se in questi 2 anni la situazione è migliorata o è peggiorata. Faccio 2 proposte concrete che ho già avanzato al sindaco Pisapia, su cui spero di aver risposta. Una mi è arrivata appunto sul cellulare settimana scorsa, dopo l'ennesimo episodio di aggressione ai lavoratori di ATM, dai sindacati che rappresentano i lavoratori in metropolitana. E lo leggo. Matteo, mi ricordo che la Lega ha fatto una mozione approvata in Consiglio Comunale per aumentare gli agenti di polizia locale in servizio sui mezzi pubblici. Quello che di dicevo trasporto. Prima. Che fine ha fatto in metropolitana sulla 91, sui tram? Purtroppo devo dire che questo servizio, che controllava anche i documenti a chi viaggiava, vedeva se era regolarmente presente a bordo, nel nostro turno di guardia. Il sindaco Pisapia l'ha tolto dicendo che gli agenti di polizia locale e vigili urbani non devono fare pubblica sicurezza, ma traffico, multe, vigili di quartiere. Secondo me è una scelta sbagliata. Miope. Quindi appello numero 1, rimettiamo sui filobus e in metropolitana una 20ina di agenti di polizia locale. Milano ne ha 3.000 e non so quanti ne ha Novara, che magari Milano ha più di 3.000 agenti di polizia locale. Su 3.000 agenti non se ne possono scegliere i volontari, ci sarebbero un centinaio che sorvegliano i mezzi pubblici. Seconda cosa, sempre segnalata dai vigili urbani, il bilancio attualmente in discussione in Comune Milano taglia 3 milioni di euro agli straordinari dei vigili urbani, significa 10.000 ore di servizio in meno, soprattutto in periferia. Secondo voi 10.000 ore di servizio in meno di vigili urbani porta più o meno sicurezza? Quindi siccome c'è difficoltà economica, l'arrivo faccio di nuove forze dell'ordine, ma invece di dare 1,5 milioni di euro al festival musicale, per carità, bellissimo, di settembre, non si può, adesso costa 6 milioni non si può dare qualcosa di meno alla musica in piazza, che per carità di Dio è sacrosanta ed è bellissima, e dargli ai vigili urbani? Salvini, non bastano su Milano le forze dell'ordine, 140 gente in più, per carità di Dio, sì, tutto serve, va bene la polizia, i carabinieri, i pompieri, i poliziotti, il problema è che il sindaco comanda i vigili, quindi poi c'è Roma, c'è la Guardia di Finanza, però se tu hai 3.000 vigili a cui dai come indicazione, magari qualcuno ci sta guardando, magari riesce anche a telefonare, o qualche controllore della TM, se gli dici la tua priorità non è la pubblica sicurezza ma sono le multe, i comuni usano i soldi delle multe per le spese dei comuni. Il fatto che quest'anno sia il record storico di sempre del Comune di Milano per incasso delle multe, secondo me non è una buona notizia, perché se un sindaco per tappare i buchi del bilancio dice ai vigili fai più multe che puoi, non è che magari controlla un autobus in meno e fai più multe che puoi, allora parcheggiare in sosta vietata è sempre da maleducati, quelli che parcheggiano nei posti per i disabili io li prenderei a manganellate sulle gengive. Detto questo, è una scelta, Salvatore, io come sindaco posso dire ai miei vigili fate più multe possibili così porto a casa dei soldi, o posso dire ai miei vigili fate le multe a chi è in evidente torto e ai casi più pericolosi, ma date anche un occhio alla sicurezza. Secondo me è sbagliata la concezione del sindaco di Pisapia che il vigile fa solo multe.